Sta tornando invece il sereno in casa Rana Verona, parliamo di pallavolo, è arrivata infatti la seconda vittoria consecutiva in campionato contro Cisterna, il servizio. Sembra essersi finalmente sbloccata Rana Verona, seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche contro Cisterna, esattamente quello che serviva. Ad un turno dalla fine del girone d'andata, Rana Verona è entrata nei primi 8 posti che valgono l'accesso alla Coppa Italia contro i laziali, un 3-0 pesante, con tante buone indicazioni. Quali note positive porti a casa da questa gara molto importante? I 3 punti, di sicuro, molto molto importanti. Per noi questa era una partita fondamentale per tutta la stagione, dal punto di vista della classifica, ma anche dal punto di vista mentale. Dopo un inizio di primo set, 16-12 sotto, è la prima partita in assoluto quest'anno che noi riusciamo di recuperare un punteggio negativo di questo tipo, rimanendo uniti in campo e cercando di lottare punto a punto, nonostante la grande differenza nel punteggio. Vinto, ovviamente, questo ci ha dato tanta energia, il secondo set siamo partiti veramente bene, è andato molto liscio. Il terzo set, come è normale, come succede in queste partite, era tutto punto a punto. Tante difese, tante rigiocate fino all'ultimo momento, quale sempre una palla decisiva con la fortuna, perché l'ultimo punto siamo stati fortunati, non è che lo abbiamo guadagnato, ma così va bene, così è giusto, perché i giocatori hanno lottato in campo, perché hanno sprecato tanta energia, perché volevano vincere, quindi questo è che mi aspetto dalla squadra. Ora Santo Stefano, l'ultima gara del girone d'andata contro Civitanova per tenersi alle spalle Padova e raggiungere l'obiettivo Coppa Italia. Adesso ultima tappa di questo girone d'andata, Civitanova, un'altra sfida veramente dall'alto tasso di difficoltà. Ecco, la squadra però ci arriva nel migliore dei modi, con il morale alto dopo questi buoni risultati. Ma Civitanova, è una squadra di sicuro favorita in questa partita. Noi abbiamo un po' di giorni di recuperare, spero, i nostri problemi e di iniziare a lavorare sempre di più. Se lavoriamo bene, andiamo lì a lottare per ogni singolo punto, set, partita e tutto quello che si presta come occasione. Noi, come ha detto uno dei nostri giocatori, questi siamo noi. Adesso dobbiamo veramente stare piedi per terra, lavorare tanto e avere tanta energia per le prossime partite. È tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per averci seguito.